Siamo in collegamento con Diego Guida, vicepresidente nazionale degli editori e presidente del gruppo Piccoli Editori. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi, ben trovato. Grazie a voi per l'invito, sempre graditissimo, anche da Pomerese, tra l'altro, quindi particolarmente prezioso per me, grazie. Allora, una situazione veramente difficile per il mondo della cultura. È necessario investire sul mondo della cultura in questo momento. La pandemia ha fatto capire anche però com'è bello poter leggere un libro negli spazi cosiddetti morti. Quindi magari può essere un ritorno alla lettura anche dopo la pandemia con più attenzione da parte di tutti? Sì, sicuramente sì, e lo dico con cognizione di causa, perché inevitabilmente, soprattutto dopo periodi particolari come quelli del lockdown, con l'associazione anche d'intesa con il Ministero, con il CEPEL, il Centro per il Libro e con dati Nielsen, con Istat, abbiamo voluto verificare sul campo immediatamente le condizioni e lo stato dell'editoria in Italia. E naturalmente, avendo registrato un meno 98% nei periodi del lockdown, quindi nei mesi di aprile, di maggio e anche di giugno dello scorso anno, devo dire con particolare interesse e curiosità, diciamo, per chi si ascolta, che i dati invece della lettura, dal mese di settembre al mese di dicembre riportano addirittura un segno positivo di più 2,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, quindi rispetto al 2019, il che significa effettivamente che il lockdown ci ha costretti sì in casa, però ci ha dato anche la possibilità di poterci poi aprire al contesto esterno ed avere maggiore disponibilità verso gli altri, perché poi in fondo la lettura significa anche condividere dei pensieri e dei ragionamenti scritti su un libro, meglio se cartaceo ovviamente, da altre persone. Quindi certamente si è trattato di un risultato molto, molto positivo, di questo Ed ne siamo molto è contenti. importante perché un dato è certo, nei paesi in cui più si legge, più alto il PIL, il prodotto interno lordo, quindi significa che la crescita culturale va di pari passo anche con la crescita economica. Voi avete organizzato il Salone del Libro anche a Napoli, Napoli Città del Libro, l'iniziativa del Comune, insomma, proprio per incentivare tutti a leggere. Una iniziativa partita magari in sordina, ma diventata poi grande esperienza. Quest'anno con grande ottimismo pensate di poterla realizzare in Piazza del Plebiscito? Vi state in qualche modo organizzando? Sì, ci sono due o tre elementi che ho ascoltato adesso che li trovo particolarmente preziosi. Il primo è quello relativo ovviamente alla crescita sociale, culturale e quindi anche economica di un territorio. Aggiungerei con un po' di tristezza, se lo capissero le istituzioni, perché effettivamente è così, nei paesi occidentali più ricchi, questi dati della lettura vanno veramente di pari passo con i dati della crescita economica del territorio. Però forse proprio su questa triste considerazione che in Italia, ahimè, si fa ben poco invece perché cresca l'indice della lettura, devo dire con orgoglio che Regione Campania quest'anno ha deciso per la terza edizione del nostro Salone del Libro di Napoli, che si è tenuto nel primo anno al Complesso Monumentale San Domenico Maggiore, di cui vedo scorrere alcune fotografie, poi lo scorso anno 2019 al Castel Sant'Elmo, quindi su al Vomero, con grandissimi risultati di pubblico e di grandi personalità che sono comunque volute venire ad inaugurare, ad essere presenti con i propri scritti e con i propri libri. Si era pensato poi nell'aprile del 2020 di occupare gli spazi della stazione marittima. Invece, il lockdown ci ha fermati per intero e abbiamo con Regione rilanciato il progetto, così che si possa avere una sorta di cappello più ampio che si chiamerà Campania che legge, con una serie di manifestazioni in più città della regione Campania. Per cui naturalmente Napoli Città Libero resterà il fulcro principale, e si pensava appunto di andare all'aperto, stavolta quindi a Piazza Plebiscito, aspettiamo conferme anche da Palazzo Reale per l'occupazione dei porticati al pian terreno di Palazzo Reale, che potrebbe dare, diciamo, un supporto ulteriore alla presenza degli editori e dei visitatori. Avremo tra l'altro un track messo a disposizione da RAI, che è media partner della nostra organizzazione, quindi un track, un grande
tir che si aprirà nel lato lungo per divenire una sorta di palco per una presentazione all'aperto, e quindi cercando ovviamente di rispettare quanto più possibile le normative sanitarie, perché si possano avere anche eventi pomeridiani o anche serali che possano, diciamo, fare ospitare uomini dello spettacolo, personaggi, diciamo, non solo del libro tout court, ma di quella che vorrebbe essere la filiera della cultura, che noi vorremmo provare a rivitalizzare, sempre sperando che tutto si possa fare. Per questo l'idea all'aperto. Ecco, vedo le immagini di Piazza Plebiscito, l'idea all'aperto con dei percorsi mirati dove di sola entrata e di sola uscita, in modo da poter garantire, diciamo, il distanziamento sociale e fisico dei vari visitatori, e offrendo loro anche degli spazi, magari in luoghi più distaccati dalla Piazza Plebiscito vera e propria, quindi magari all'Emeroteca Tucci piuttosto che al Circolo Artistico Politecnico, sempre di Piazza Trieste e Trento, quindi sempre a ridosso, utilizzando magari anche delle salette del Palazzo Reale a ridosso sempre di Piazza Plebiscito, quindi dare una sorta di innovazione proprio della formula del progetto in generale. Certo, insomma, Auspichiamo che si speriamo, possa. insomma, ci auguriamo veramente che si possa svolgere questa manifestazione appunto a giugno, perché significa che siamo fuori dalla emergenza più rigorosa. Mi piace salutarci con un pensiero alla casa editrice Guida, che è un gioiello di cultura, 100 anni di storia. Come si resiste nonostante i pochi investimenti da parte delle istituzioni, insomma, e le persone che a me leggono ancora molto poco. Come si resiste nel tempo? Ci dica il segreto di questa casa editrice. Se ci fosse un segreto lo terrei segreto, perché nella realtà, secondo il mio punto di vista, la vera forza è quella di riuscire a dare piedi e gambe a progetti concreti e duraturi nel tempo. Ecco, non solo dunque pubblicazioni legate alla contestualità, ma ad una serie di creazioni di collane editoriali che possano avere, diciamo, continuità nel tempo. Ecco, noi siamo stati premiati più volte dal Ministero, per esempio, degli Affari Esteri, con il premio del miglior progetto di traduzione del libro italiano verso altre lingue della Comunità Europea, e viceversa della traduzione dall'inglese, dallo spagnolo, dal tedesco in italiano. Ecco, questo diciamo, ci ha consentito, adesso saremo in pubblicazione con un volume addirittura di un premio Pulitzer, questa volta, diciamo così, voluto dal Ministero degli Esteri del Messico, perché si tratta di un'autrice, Miriam Moscona, messicana, trasferitesi poi negli Stati Uniti, ma che diciamo madrelingua spagnola. E quindi, ecco, questo genere di connessioni, di interconnessioni, quindi anche territoriali, che noi auspichiamo possano pure riportare Napoli al centro dell'attività e della vita culturale e sociale dell'intero paese, ecco, potrebbe essere una prima chiave di risposta alla continuità e alla longevità di una casa editrice. Insomma, Presidente, si scrive troppo, si legge poco, quindi bisogna necessariamente puntare sulla qualità, per resistere. Insomma, questa forse è proprio la chiave vincente. Eh sì, perché soprattutto a Napoli, io dico, ognuno di noi ha già un libro pronto nel cassetto, per cui Esattamente. ritiene che poi sia il migliore degli altri, quindi la cosa più complicata è quella di riuscire a far capire che, diciamo, tante sensazioni, tante storie, molto spesso familiari, personali, possono avere dei mercati ovviamente relativi a chi magari conosce quel personaggio, quella figura, ma Certo. difficilmente possono avere una circuitazione nazionale. Questo è importante. Grazie Presidente, in bocca al lupo per la manifestazione. Naturalmente ci aggiorneremo e ne seguiremo gli sviluppi, sperando che veramente, insomma, si potrà fare a giugno in Piazza del Plebiscito. Grazie, arrivederci. Grazie.